Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecamere del Pandita. Quest'oggi andiamo in zona WCW, siamo a Nitro, puntata del 4 maggio 1998, e qui vedremo uno scontro tra due lottatori che chi ha seguito il wrestling su Italia 1 negli anni 2000 conosce molto molto bene, anche perché, spoiler, sono stati anche alleati per un brevissimo tempo a SmackDown. Il primo l'abbiamo appena visto, è Fit Finlay, che ha fatto il suo ingresso nel ring, e il suo avversario probabilmente lo riconoscete dalla musica, ebbene sì, è Booker T. Eccolo qui, Booker T, il campione televisivo della WCW, che difenderà la sua cintura qui a Nitro proprio contro Fit Finlay. E la cosa è strana, comunque la cosa un po' curiosa, vedere questi due lottatori con dei look decisamente differenti da come li abbiamo conosciuti quando vedevamo SmackDown su Italia 1. Ma la cosa bella è che vediamo due lottatori che abbiamo conosciuti come alleati durante il regno di King Booker a SmackDown, vedere questi due futuri alleati scontrarsi qui nel ring. L'arbitro del match è Charles Robinson, che ha appena fatto vedere la cintura al pubblico, quindi ha fatto vedere che questo match è valevole per il titolo televisivo detenuto da Booker T. Un Booker T che proveniva, anzi proprio in questo periodo incominciava ad a lottare singolarmente, dopo che per anni è stato un grandissimo lottatore di coppia assieme a fratello Stevie Ray negli Harlem Heat. Mentre invece Finlay già lottava in WCW da diverso tempo, non ricordo bene da quanto, penso già un paio d'anni, lottatore ovviamente che si è fatto conoscere per il suo stile decisamente aggressivo, stile che ha poi mantenuto anche a SmackDown, quando appunto Valenti lo definiva uno dei lottatori più cattivi del roster. E effettivamente così era, perché Finlay, quando ti prendeva, veramente ti distruggeva con i suoi colpi veramente molto molto duri. Quindi un lottatore che non va per la sottile, anzi va dritto per dritto, che fa della durezza e anche della tecnica il suo marchio di fabbrica. Mentre invece Booker T, nonostante il fisico assolutamente molto più possente rispetto a quello di Finlay, però ha sempre detenuto una grande agilità. L'abbiamo appena visto in questo momento con Booker T, che ha colpito Finlay con un calcione rovesciato, alle sweep rovesciato. Attenzione, Booker T si prende il gioco di Finlay e poi lo lancia fuori dal ring. Qui c'è l'arbitro Charles Robinson, invita Booker T a riportare Finlay nel ring. Appunto, all'epoca Finlay non veniva conosciuto, cioè non ne era chiamato solo Finlay, ma era conosciuto appunto come Finlay e non solo come Finlay. Beh, dopo questa precisazione anche abbastanza inutile, attenzione, short arm clothesline da parte dell'irlandese, che diciamo spezza un attimo il momentum dell'ex membro degli Harlem Heat, il campione televisivo Booker T. Attenzione, Finlay, cosa vuole fare? Harry Sweep. Manca il colpo, ma Booker T non manca, anzi c'entra con questo flying forearm e colpito al volto Finlay. Ancora Booker T continua, attenzione però, e qui Finlay caccia anche quella che è la sua scorrettezza, carica Booker T sulle spalle, Booker T se ne esce, attenzione, tentativo di scissor kick, a segno! Assegno lo scissor kick, il calcio a forbice, la sforbiciata, utilizzando un termine calcistico qui, attenzione Booker T, spinebuster da parte di Booker T, che ha anche rischiato di perdere Finlay. Nel frattempo lo sollevava, attenzione, arriva Chris Benoit,
Chris Benoit, che anche lui era interessato e gravitava nella lotta per il titolo televisivo. Booker T è andato con lo Spinaruni, ma attenzione, ovviamente nota la presenza di Benoit a bordo ring e gli fa: ehi Chris, vuoi venire nel ring? E questa distrazione può essere fatale, perché Finlay lo attacca alle spalle, se lo carica sulle spalle. Attenzione, una pile driver, tombstone pile driver, schienamento, e Finlay, attenzione, clamoroso, inaspettato, Finlay batte Booker T e diventa per la prima volta campione televisivo. Un risultato assolutamente inaspettato questo qui, che era Amici Sportivi, perché ovviamente pensavo che Booker T difendesse in maniera anche abbastanza agiata il titolo contro l'irlandese, ma è bastata la presenza di Benoit a bordo ring, ha distratto quanto voleva, quanto poteva, quanto bastava Booker T. Eccolo qui, vediamo la presenza di Chris Benoit con questa capigliatura molto molto folta, e questa è la Tombstone Pile Driver di Fit Finlay, che ha regalato all'irlandese la vittoria del match, ma soprattutto la conquista del titolo televisivo WCW. Ebbene, su queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui su YouTube.